Ciao a tutti, sono qui a inaugurare la mia prima newsletter video. Ho deciso infatti all'alba del 2015 di non mandare più solo un documento cartaceo, ma di raccontarvi di volta in volta le mie novità. Mi sono preso qualche appunto perché questo mese è stato piuttosto intenso. Prima cosa da ricordare, concerto dei Queen Mania il 22 novembre che abbiamo fatto sul palco principale dell'Alcatraz a Milano. Ogni anno noi facciamo un paio di eventi sul palco principale dell'Alcatraz, abbiamo avuto tantissimi ospiti, tra cui Katia Ricciarelli, abbiamo avuto Maurizio Solieri, Steph Barnes, Tullio De Piscopo, abbiamo avuto la grande Cristina della Cuna Coil, Irene Fornaciari, Roberto Tiranti, tantissimi grandi musicisti, è sempre una grande festa e l'Alcatraz è sempre strapieno. Quindi vi invito veramente a vedere questo evento la prossima volta, molto importante, denso di emozioni. Densa di emozioni è stata per me anche una serata proprio recente, il 27 novembre, assieme ad Adonieri, bassista, ha suonato con la Nannini, Celentano, un turnista, lavora con tanti produttori, Celso Valli, Fio Zanotti, abbiamo accompagnato la Clinique di Jeff Richman. Jeff Richman, per chi non lo conoscesse, è un docente di chitarra del Music Institute di Los Angeles. Ha decine di collaborazioni, io ricordo quelle che sono più consone a me, i Blood, Sweat and Tears, Jerry Mulligan, poi ha suonato anche col percussionista Chico Hamilton e con dei mostri sacri come Vinnie Colaiuta, Billy Cobham, Simon Phillips. Abbiamo dovuto suonare per forza con delle partiture, i suoi pezzi sono anche piuttosto complicati, 5 quarti, 5 ottavi, 6 ottavi, 3 quarti, insomma è stata proprio un'impresa cimentarsi in un genere, non è propriamente il mio, ma davvero mi sono gustato la serata con grande gioia, felicità e soddisfazione. Volevo ricordarvi anche che io sono un collaboratore fisso di Drum Club, la rivista di batteria, e ho realizzato una rubrica, si chiama Top Drummer, e io ogni volta scrivo un articolo sui batteristi rock che conosco, diciamo quelli della mia era, anni 80. Sul numero di novembre, che comunque è in edicola anche a dicembre, c'è l'articolo su Tico Torres. Ripeto, io parlo di batteristi che conosco, per cui sono stato a vari concerti, ho avuto modo di conoscerli di persona, penso siano degli argomenti piuttosto interessanti e così conoscere anche un po' la storia della batteria. Ricordo anche di recente ho registrato le batterie di Guido Seregni, un ragazzo, un cantautore molto vivo, il sound è un po' anche sul punk, un po' provocatorio. L'album è registrato molto bene, io sono molto soddisfatto delle registrazioni. C'era anche con me un vecchio amico, Ricky, che mi accompagnava anche con Simone Tomasini. E insomma, è stata anche lì una festa registrare questo disco e soprattutto un piacere aver visto la realizzazione. C'è anche un videoclip, io poi vi lascerò tutti dei link anche se volete andarli a visitare. Aggiungo che adesso a dicembre con i Queen Mania noi ci fermiamo perché inizieremo un lungo tour in Germania che parte da gennaio, sono quasi le 40 date, abbiamo quindi deciso di fare uno stop per il periodo natalizio e comunque io continuo le mie lezioni Accademia di Musica Moderna a Bologna, via dell'Idraulico 1, tra l'altro adesso c'è stata una fusione con il Music Academy di Bologna e noi diventiamo in assoluto la più grossa scuola di musica in Italia con circa 80 sedi. Vi aggiungo le date in sovraimpressione di quello che sono di quello che sarà il tour in Germania, vi invito a vedere qualche clip che ho realizzato, io soprattutto vi auguro delle buone feste, domani sarà anche il mio compleanno e quindi sono contento anche di dividere questa novità con voi il 30 novembre e niente, ci rivediamo alla prossima, grazie dell'attenzione se siete arrivati fino in fondo, ciao ciao!